Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. In questa nuova parte del mio gameplay, let's play, walkthrough, chiamatelo come volete, esploreremo Azzurropoli e probabilmente ci addentreremo anche nel casino del Team Rocket. Nella scorsa parte invece siamo arrivati ad Azzurropoli e abbiamo battuto subito la palestra di Erika, alla fine della quale ci si è evoluto il nostro Pidgeotto in Pidgeot. Quindi se non l'avete vista andatevela assolutamente a recuperare perché è imperdibile quella parte. Ora ho messo davanti il nostro Clefable, che vorrei allenare un po' di più, e si va ad esplorare la città, partendo magari da qui dietro. Vediamo un po' cosa c'è. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa città di Azzurropoli, anche del video che sto facendo, della serie che sto facendo, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Vediamo un po', qui non sembra esserci nulla. Forse si può entrare da dietro in qualche casa. Vediamo, tipo qui. Sì. E infatti qui si può andare su. Di nuovo ancora più su. E qui si può entrare in questa cabina. Dove c'è il tizio che ci dà Eevee, immagino. So tutto sul mondo dei Pokémon nel tuo Game Boy. Attenzione, rottura della quarta parete. Incontra i tuoi amici e scambia i Pokémon. Grazie per il consiglio. È un opuscolo sull'MT. In totale gli MT sono 50, più 5 MN che si possono usare più di una volta. Sylph SPA, ok. Glacial ha Eevee. Vuoi dare un soprannome a Eevee? No. Non c'è spazio per altri Pokémon. Eevee viene inviato al box numero 1 del PC. Beh, perlomeno dai, ce ne viene al box, così poi non devo tornare qui. Tra l'altro è bello che il prompt sia stato Glacial ha Eevee. Cioè non è che Glacial, non so, ottiene Eevee, prende Eevee, no. Glacial ha Eevee. Il possesso istantaneo. Ok, usciamo da questa retro. Abbiamo ottenuto Eevee, che sarà uno dei prossimi Pokémon della nostra squadra, comunque ve lo ricordo. Qui non c'è nulla. Quindi la parte del retro di Azzurropoli l'abbiamo fatta. A questo punto direi di tornare un attimo nel centro Pokémon e prenderci il nostro Eevee. Lasciamo giù Dugtrio, che tanto non ci serve nulla. Quindi PC di Bill. Guardate quanto era comunque macchinosa la cosa, deposita. Andiamo a depositare Dugtrio, assolutamente, addio. E ritiriamo invece Eevee. A livello 25, ottimo, nemmeno così basso come livello in realtà. Diamo un'occhiata a Pokémon. Allora, Eevee, statistiche, vediamo un po'. Attacco 40, difesa, bellissimo lo sprite, attacco 40, difesa 37, velocità 37, speciali 40, molto equilibrato. Ci sta dopo tutto, dipende molto da come lo facciamo evolvere, immagino. Ha solamente azione e turbo sabbia, ecco, questo magari è un po' a me. Dovremmo riuscire a vedere che cosa impara. Io quasi quasi lo porterei a livello 30. Mettiamolo per primo. Lo porterei a livello 30 per vedere se impara qualcosa, magari un morso o qualcosa di questo tipo. E poi in caso lo evolviamo. Ora continuiamo ad esplorare Azzurropoli. Non abbiamo ancora una pietra tuono per evolvere il Jolteon, eh. Quindi dovremmo aspettare comunque. Il mio caro Pokémon mi fa compagnia. Meow mi mantiene perfino. Come mi mantiene perfino? Ah, perché usa il giorno di paga? Ma vendi le sue monete? Sì, boh. Per me sembra una cosa un po' losca comunque. Non è che questa tipa o questo tipo strappa la moneta sulla fronte di Meow e la vende? Perché potrebbe accadere, eh? Qui non c'è nulla, immagino. Nope. Nada. Ah, Glacia accende il PC. Ah, qui c'è un PC! Non ne avevo la più pallida idea. Perché dovrebbe esserci un PC qui, tra l'altro? Ok, questa dovrebbe essere Game Freak, no? Ho scritto la storia. Non è forte, Erika. Mi piace molto anche Misty. Per non parlare di Sabrina. Questo è un ingrifato, praticamente. Questo è quello che ha deciso di mettere le waifu in Pokémon e mai scelta fu più accurata per il successo poi del franchise. Io sono il programmatore. Bravo, hai fatto un lavoro un po' di merda con questo primo gioco, programmatore. Sono il grafico che ti ha disegnato. Il grafico invece non ha fatto un lavoro niente male comunque. Va bene. Ho progettato questo gioco. Completare il tuo Pokédex è difficile, ma non arrenderti. Quando hai finito, vieni a dirmelo. Infatti, quando, se e quando finiremo il Pokédex, anzi, soprattutto se finiremo il Pokédex, dovremo andare da lui. A quanto pare è una ricompensa per noi. Qui sopra non c'è letteralmente nulla, magari uno strumento invisibile. Nope. Nada.
ci fa solo capire che magari si può arrivare di lì dall'altra parte, passando dal retro. Ok, mentre qui in rosso fuoco verde foglio c'era sul tetto c'era il distributore di bevande. Villa azzurra. Posso passare qui dentro? Sì, ma non c'è nulla. Proseguiamo allora. Questo è il market. Volendo potremmo comprare una pietra tuono qui. Ho preso Koffing sull'isola Cannella. È simpaticissimo, ma li dà veleno se si arrabbia. Wow, hai preso un Pokémon che se si arrabbia potrebbe ucciderti. Che scelta utile. Salve, questo è il centro commerciale di Azzurropoli. Lì a destra c'è la pianta del centro, che guardiamola tipo quando si va all'Orio Center. Appunto, piano terra, banco informazioni. Primo piano, negozio per allenatori. Videogiochi, regali, farmacia e ultimo piano, distributori automatici. Ok. Informazioni, va bene. Andiamo al primo piano e vediamo cosa vendono. Salve. Per viaggi molto lunghi devi comprarti il revitalizzante. Grazie. Super repellente tiene a bada i Pokémon deboli. È un repellente molto forte. No, tecnicamente è un repellente che dura semplicemente più a lungo. Allora. Salve, cloni. Salve, posso essere d'aiuto? Sì, compriamo. Allora, io direi di comprare altre due Mega Ball. Che non fanno mai male. Altre tre super pozioni. Tanto abbiamo vinto un po' di soldi alla palestra, quindi. Allora, questi per adesso no. Anche se è un antidoto, insomma. Però dai, no, per adesso no, nessun antidoto. Andiamo di super repellente, comprarne altri due. Anche se effettivamente l'antidoto l'antiparalisi, dato che andremo dal Team Rocket, io 5 me li prenderei. E anche 5 antiparalisi. Dato che andremo comunque nella cosa del Team Rocket, e lì ci sono Pokémon che possono paralizzare e avvelenare, soprattutto avvelenare. Non penso abbia qualcosa da vendere, la pipita l'avevo già venduta, sì. Quindi niente. Tu invece cosa vendi? Ah, MT. Ma non sappiamo cosa siano. Vai a sapere cosa sono queste. Se non mi dici cosa sono. Allora, MT-01 ce l'avevamo già. Se non sbaglio è Mega Pugno. Vai a sapere cosa sono però queste MT. Io a questo punto ne compro uno di tutto, sì. E poi se è qualcosa che non ci va bene la metto nel box e via. MT-02. Ok. MT-07. Finché abbiamo spazio nello zaino li compro. MT-37. Poi 01 ce l'abbiamo già, ne sono sicuro. 5. 09. Infatti non possiamo prendere più strumenti. Diamo un'occhiata alle MT che abbiamo comprato. Allora, MT-01, MT-24, questo dovrebbe essere fulmine, ok. E Eevee non la può ancora imparare, vero? No. Clefable però sì. Teniamola a mente, il 24 è fulmine. Poi il 21 l'avevamo trovata, è Mega Assorbimento, ce l'ha dato Erika, giustamente. Vabbè, Bessprout volendo la può imparare, ma chi se ne frega di Bessprout, voglio dire. La 32 è doppio team, ok, inutile, non ci interessa. Cioè, oddio, inutile no. Non è male per certe magari strategie, riflesso non ci interessa. Anche questo è utile per alcune strategie. Questa è Ventagliente. Attenzione, Ventagliente potrebbe essere interessante per PG8. Però non so quanto danno faccia in confronto ad Attacodala. E a volo che li insegneremo comunque, quindi. Per Forcorno. Questa è quella che one shotta, no? A parte che nessuno è capace di impararlo. Uovo Bomba. Sarebbe di tipo normale. Incapaci tutti di impararlo. Sì, ma è una scam questa cosa, ragazzi. E Mega Calcio, ok, dai, Mega Calcio potrebbe essere utile a qualcuno, magari Kadabra sicuramente no, magari Wartortle o Clefable, anche se sarei più improntato a insegnargli Mega Pugno. Ok, quindi tutte queste MT per adesso le possiamo mettere via, tranne la MT24 che è Fulmine. Quindi teniamola a mente e a questo punto scendiamo. Facciamo così, le vado a mettere via io senza farvelo vedere, taglio e ci rivediamo qui. E rieccoci qui. Davanti al tizio dell'MT. Compriamone altre allora. Ne avevamo comprate fino alla. Mi sembra che la 5 ce l'avessimo già. Sì, la 9 forse non l'abbiamo preso. Sì. E la 17. Mancavano solo queste due, no? Perfetto. Diamo un'occhiata invece a cosa sono queste due MT. Allora, 9 usa.
Riduttore. Ok, il riduttore non è affatto male. Non è affatto male il riduttore in realtà, eh. Diamo un'occhiata, un secondo. Che vado a vedere su internet in realtà, perché qua non puoi vederlo. Quanto danno fa il riduttore? E quanta precisione ha soprattutto? Allora, LMT09, però 85 di precisione, no. No, non ho nessuno, nessuno. Mentre la 17 è sottomissione. Ok, una mossa di tipo lotta. Vediamo se qualcuno la può imparare. Volendola potrebbe imparare addirittura Kadabra. Ma ovviamente non gliela insegno perché non avrebbe alcun senso. Però diamo un'occhiata a sottomissione anche. Allora, però 80 di precisione e 80 di potenza. Quindi niente di che alla fine. Avrebbe potuto essere meglio. Quindi l'unica cosa che ho fatto mentre ho tagliato è insegnare Razor Wind a Pidgeot. Lo faccio vedere. Eccolo qua, attacco dalla Turbo Sabbia, attacco rapido, gli ho tolto Raffica, che tanto con l'attacco rapido era praticamente lo stesso attacco, per mettergli Ventagliente, che è una mossa di tipo volante che toglie 80 e dà 100 di precisione, quindi niente male. Ora proseguiamo andando in alto, vediamo cosa c'è qui, salve. Wow, ho finito Pokémon! Tu no ancora? Prendi questo, ti potrebbe servire. Ah, l'MT18, così. Vediamo cosa c'è. Vediamo qual è, più che altro. Ah, contatore, no. Contatore che sarebbe tra l'altro contrattacco, se non sbaglio, mai tradotto male. No, grazie, non mi serve. Salve. Tutti i Pokémon catturati sono registrati con un numero di identità EAO, che sarebbe un saluto romano. Il nome dell'allenatore originale che li ha presi, ok? Salve. Avanti, Graveler. Mi piacciono i Graveler, li colleziono. Cosa succede? Davvero, si è trasformato in un altro Pokémon. Infatti fanno intuire che alcuni Pokémon potrebbero evolversi con lo scambio. Il mio amico mi dà un Kangaskhan in cambio di un Graveler. Va bene. Salve. Puoi identificare i Pokémon che hai scambiato grazie al numero di identità. Cosa che non penso io abbia mai fatto in vita mia e abbia mai sentito il bisogno di voler fare. Ma dettagli. Salve. Comprerò una Pokébambola per la mia amica. La tua amica, tra virgolette. Allora, vediamo invece tu cosa vuoi. Mi hanno detto una cosa. Puoi fuggire da Pokémon selvatici distraendoli con una Pokébambola. Sì, non comprerò comunque una Pokébambola, ragazzi. È inutile che mi provate a farmi la voglia di comprare una Pokébambola. Anzi, compro una Pietratuono. Ecco qua. Sì, grazie. E con questa Pietratuono farò immediatamente. Anzi, no, aspetto, aspetto. Prima vedo se impara magari qualche mossa interessante il nostro Eevee, quando è un Eevee, e poi in caso lo facevo al Greninja Hunter. Gli integratori di abilità dei Pokémon si vendono solo qui. Usa il calcio. Si vendono solo qui, scusatemi. Usa il calcio per aumentare le abilità speciali. Usa il carburante per aumentare la velocità. Sì, praticamente un modo di distribuire le EV, quindi le EV. Quindi sono utili fino a un certo punto. Salve, posso essere d'aiuto? Vediamo un po', eh. Ah, questi no, questi sono le cose più inutili del mondo, mai usate in vita mia. Sono qui per degli integratori di abilità dei Pokémon. Le proteine potenziano l'attacco, il ferro aumenta la difesa, ok. Salve, posso essere d'aiuto? Sì, compriamo. Vediamo, tu invece hai effettivamente le proteine, che costano un botto in realtà. Ne comprassimo semplicemente 5 e avremmo già finito i soldi. Compriamo 5 di queste cose e avremmo già finito tutti i soldi che abbiamo ottenuto durante questa avventura. Quindi grazie, ma no. Questo è un bordello. Salve. Mia sorella è un allenatore, che tu ci creda o no, ma è così immatura che mi fa perdere le staffe. Ok, sarebbe questa la tua sorellina? Ho sete, vorrei qualcosa da bere. Ecco, qui immagino che ci sia la meccanica appunto di dare di dare appunto queste bevande a lei. E lei ti dà dell'MT, vediamo cosa ti dà più che altro. Perché il rosso fuoco verde foglia ti dava delle cose che non ti servivano, tipo riflesso, quelle cose lì, insomma. Vediamo ora cosa ti dà. Allora, sì, diamole qualcosa da bere, acqua fresca. Ehi, acqua fresca, grazie. Prendila, è per te. MT13, ok. Geloraggio. Ah, però. Ah, però. Ma io posso darle anche qualcos'altro, vediamo, è gassosa. MT48 invece cosa mi dà? Frana? Ma è pungentissima sta qui, ma scusatemi. Sì, tieni Lemon Succo.
E per il Mossuku mi dai la 49 che contiene triplette. Triplette è forte, eh? Ma se io prendessi tipo un'altra acqua fresca, no? Provo solo con acqua fresca. E gliela dessi di nuovo. Cosa succederebbe? Ok, no, non te ne dà altro, che sarebbe stata una cosa completamente OP avere 3000 geloraggi, frane e quant'altro. Però ora abbiamo geloraggio. E geloraggio non è niente male. Vediamo se possiamo insegnarlo a qualcuno, anche Frana. Contro i Pokémon di tipo volante, beh, a parte che Frana appunto servirebbe solo contro i Pokémon di tipo volante e Coleottero, che non si trovano praticamente più, quelli Coleottero perlomeno. Allora, Geloraggio, vediamo chi lo può imparare. Allora, solamente Wartortle della mia squadra e volendo Clefable. Cacchio ragazzi, Clefable. Che voglia di dare Clefable, Fulmine, Geloraggio e un'altra mossa speciale. Perché Bollaraggio, vabbè, cioè potrei lasciargli anche Bollaraggio, per carità. Utile sia contro Pokémon di tipo fuoco, anzi solo contro Pokémon di tipo fuoco, mi sa. Ah no, è anche Terra, giustamente, Terra e Roccia. E Geloraggio sarebbe utile contro tipo Drago. Peccato che non lo impari di Kadabra. Vabbè, sarebbe OP, cioè Kadabra con geloraggio, buonanotte, essendo speciale. Mentre Frana, vediamo un po' chi la può imparare, eh. Vediamo. Nessuno, ok. E invece tripletta, vediamo. Kadabra volendo, ma è normale, è un tipo fisico in questa prima generazione, quindi no. Clefable quasi quasi potrei insegnarglielo al posto di Libra. Direi che fa più danno di Libra, no? Quindi diamoglielo a lui. O meglio a lei. Togliamo le Libra. Via Libra. Ecco fatto, tripletta. E a questo punto. A questo punto mi rimane un geloraggio che potrei insegnare davvero a. A Wartortle, eh? Perché non farlo, scusami. Eccolo qui. Vai. Sì, eliminiamo lì la mossa. E gli eliminiamo a questo punto colpo coda. Anzi, azione. Tanto abbiamo morso, che fa di più. È dello stesso tipo, quindi azione via. Ok. E abbiamo anche il nostro Wartortle con geloraggio. Ora, io vado a consegnare, a depositare le altre MT che non mi servono e ci rivediamo qui. E rieccoci qui fuori dal market. Ho depositato quello che non ci serviva e ho insegnato a Clefable tripletta. No, non voglio ordinarlo. Volevo farvelo vedere. Eccolo qua, tripletta. Gli ho tolto Libra, quindi una cosa che comunque non gli serviva. Allora, a questo punto però sono anche andato a vedermi cosa avrebbe imparato Eevee in prima generazione. E di fatto non impara una sega, a parte morso al 37. Però, essendo che noi vogliamo farlo diventare un Jolteon, non ha molto senso che lui impari morso, perché tanto poi non lo userebbe mai, essendo che avrebbe molto attacco speciale e pochissimo attacco fisico, essendo Jolteon. Perciò io lo farò andare fino a livello 30, poi lo farò evolvere con la pietra tuono, e in teoria a livello 31 dovremmo imparare tuono shock. Ok? E poi in caso gli insegno fulmine con l'MT, perché ho visto che non lo impara da solo fulmine. Cosa triste, abbastanza triste. Ho preso Koffing sull'isola Cannella, che questo l'avevamo già letto. Quindi faremo così. Lo porterò fino a livello 30, non facendolo ancora evolvere. E poi gli darò invece. Allora, qui possiamo andare su volendo. Direi di farlo. Per prendere subito, immediatamente volo. Vai, taglio. E qui possiamo anche catturare Doduo. Quindi perché non farlo? No, Spearow non mi interessa però. Spearow a livello 20, anche no. Va Eevee, ma fuga. Immediatamente fuga. Dai, dammi un Doduo. Eccolo qui, Doduo. Ok, carino lo sprite, anche se sembrano un po' stupidi. Sembrano un po' stupide quelle teste di Doduo. Andiamo in azione, vediamo quanto danno gli facciamo. Niente male. Ho paura che con un'altra azione lo uccidiamo però, quindi andiamo di Turbo Sabbia. Così che magari non ci attacchi. No, comunque ci attacca. Altro Turbo Sabbia allora. Per calmarlo un po'. Ci attacca comunque. Vabbè, ora non dovrebbe comunque più attaccare. Strumenti, andiamo a prendere la Mega Ball.
Dov'è la mia Mega Ball? Eccola qua. Vai. Vediamo un po', se riusciamo a catturarlo subito. Perfetto. E ovviamente sappiamo che qui ti mettono Doduo perché è un Pokémon che può imparare subito volo. Uccello incapace di volare, tra l'altro, ma eccellente corridore. Lascia orme enormi. Fantastico che nel Pokédex ci sia scritto proprio Pokémon incapace di volare, ma è un Pokémon che può prendere volo. Come sei entrato? Ben fatto. Ok. Grazie. Sono qui solo per prendere volo. Salve. Hai scovato il mio rifugio segreto? Ti prego, non dire a nessuno che sono qui e ti ricambierò. Ok, MN02, grazie. E volo, ti riporterò in qualsiasi città. Usala con cura. Certamente. Noi andiamo ovviamente a insegnare subito volo ad un nostro Pokémon, quindi strumenti. E poi volo quasi quasi la lascio direttamente nel box, perché tanto non lo insegnerò più a nessuno. Ci teniamo Pidgeot con volo, eccolo qui. Eliminare, sì, vai. Eliminiamo a questo punto attacco d'ala. Ci teniamo Ventagliente e volo. Con le mosse di tipo volante. Ecco fatto. Ora possiamo tornare in città. Eccoci qui. Snorlax non lo possiamo ancora svegliare, eh. Serve ancora tempo per Snorlax. No, non strumenti. Pokémon. Vai, Bellsprout taglia. E torniamo ad Azzurropoli, in cui abbiamo ancora tanto da vedere in realtà. Non siamo ancora vicini alla fine. Qui dovremmo usare Surf per andare dall'altra parte, ma non ce l'abbiamo ancora. Andiamo qui in basso prima. E salve, andiamo in questa casetta, che in realtà è un tipo una tavola calda. Oioi, quell'uomo ha perso tutto alle slot machine. Quest'uomo, dici? Forza, ridi pure, sono rovinato. Niente più slot machine per me. Sto alla larga. Prendi qua, non ne ho più bisogno. E riceviamo il salvadanaio, senza il quale non avremmo potuto giocare al casinò. Psst, c'è un interrato sotto il casinò. Ok, grazie per l'indizio. I miei Pokémon sono deboli, quindi vado spesso in farmacia. Non funziona proprio così, ma ho dettagli. Ciao, stiamo facendo una pausa. Ciao, me ne sto per andare. Allora andiamo in quest'altro edificio. Salve. Capo, abbiamo spedito 2000 Pokémon come premi. Eh? Non toccare il poster al casinò. Non c'è nessun pulsante segreto dietro, va bene? Wow, ho vinto la grana alle slot. Bel colpo. Quando vinci la grana sei sempre felice, eh. Madonna, ragazzi, i dialoghi. Allora. Salve. Sono in vacanza con mio fratello e il mio. Ragazzo, Azzurropoli è una bella città. No, aspettate, non ho letto la seconda parola con mio fratello, anche al mio ragazzo, sì. Salve. Mia sorella mi accompagna in questo viaggio. Ok. E tu? Perché ha portato suo fratello? Ti capisco, caro, ti capisco. Questo pensava di bombare tranquillamente, e invece no, ha portato un fratello. Pokémon? No, questo è un hotel per persone. Siamo al completo, giustamente ci dovranno pure essere anche dei servizi per le persone in questa città, no? E in questo mondo in generale. Non può essere tutto per i Pokémon e basta. Ok, Azzurropoli è esplorata praticamente completamente. Non manca nulla, esatto. E possiamo entrare quindi nel casinò. Eccoci qui. Salve. I giochi sono pericolosi. È facile cascarci, vero? State attenti. Puoi scambiare i tuoi gettoni per dei Pokémon premi, ma proprio non riesco a vincere. Mi spiace. Salve, mi sto divertendo un mondo. Pubblicità del gioco d'azzardo, is possible? No, ovviamente, mi dissocio. Ehi, ti piacerebbe giocare? Riceviamo 10 gettoni in omaggio. Non dirlo in giro, ma si dice che qui comandi Team Rocket. Non l'avevamo capito, guarda. Queste macchine sono impostate diversamente. Truccate? It's possible? Stanno truccando le slot machine? Che c'è? Vuoi dei gettoni? Era così facile? Bastava chiedere. Cosa? Mi buttate fuori? Ecco qui dei gettoni. Perfetto, ci siamo fatti 50 gettoni gratis parlando a questa gente. E possiamo anche andare a parlare però di qui. Salve, alla porta accanto puoi scambiare i tuoi gettoni per premi favolosi. Ok? Prego, questo è il casino Rocket. Hai bisogno di gettoni?
1000 per 50 gettoni. Ne vuoi un po'? Sì. Grazie, eccoti i tuoi gettoni. Ok, pensavo mi desse la possibilità di scegliere quanti. Quindi mi ha appena scammato 1000 pochi dollari. Ok, buono a sapersi. Salve, faccio la guardia a questo poster. Smamma di qua. E parte subito la lotta, giustamente. Noi dobbiamo iniziare ad allenare Ivy, eh? Quindi, forza Ivy. Datti da fare contro questo Raticate. Non so se riuscirai a batterlo, sinceramente. Inizia con un Turbo Sabbia. Che se riesci a batterlo è perché abbiamo culo che non attacca. Diciamoci la verità. Iperzanna, ecco, bravo, fallisce. Azione quanto gli fa? Neanche così poco in realtà. Bravo, continua a fallire, mi raccomando. Attacco rapido, aia, questo ci ha colpiti. Beh, meglio questo che azione in realtà. Cioè, meglio questo che Iperzanna. No, ci ammazza? Ah, un PS! E i primi punti esperienza per Ivy. Sì, lasciamo Ivy che prenderà un po' di punti esperienza, poi sostituiamolo con Kadabra. Vai. Arriva il super suono. La cadavera, non farti confondere, mi raccomando, eh. Dono Zubat, appunto. Disintegrato proprio. Via. Ivy prende un po' di punti, ovviamente non sale di livello. Dang. Ok. Potrebbero scoprire il nascondiglio. Meglio dirlo al capo. Wow, potrebbero scoprire il nascondiglio. Meglio far vedere qual è il passaggio segreto per andare a dirlo al capo. Ehi. Un pulsante dietro al poster. Premiamolo. E si è aperta l'entrata al magazzino del Team Rocket. Ma che faremo nel prossimo episodio? Perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto. Al prossimo video!